Voci dal coro a cura della parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda, una produzione Radio Più Roma. Salve a tutti, siamo Miriam e Irene, mamma e figlia di quasi 10 anni. Insieme abbiamo cominciato ad essere parte del coro Santi Martiri dell'Uganda più di 3 anni fa. Avvicinarci insieme a questa bellissima realtà è stato perché condividiamo la passione per la musica che ci unisce e ci fa sentire vicini, non solo tra noi, ma soprattutto a Gesù. Le parole dei canti della domenica ci aiutano a pregare insieme e i piccoli attriti, che come sapete cominciano a fare capolino tra madre e figlia già in età preadolescenziale, svaniscono praticamente nel nulla. Credo che condividere un momento di gioia come quello dell'animazione della messa possa essere di aiuto, perché ci si confronta, ci si consiglia, ci si prende in giro anche, passando momenti al di fuori della routine domestica. Irene non è l'unica bambina del coro, altre bambine e ragazze cantano insieme a noi adulti, arricchendo di sfumature molto diverse il nostro coro. La presenza dei più giovani è proprio la nostra ricchezza, secondo me, perché animiamo la messa della domenica mattina, la messa che il nostro caro Don Luigi rivolge maggiormente proprio ai bambini e ai ragazzi. Quindi una messa sempre piena di allegria, di gioia, e proprio con questi sentimenti, con l'allegria e la gioia, cerchiamo di accompagnare la messa con i nostri canti. E proprio per questo non potremmo pensare mai ad un coro senza i più giovani. Nessun ostacolo nell'accogliere i ragazzi, i bambini, sia tra i coristi sia tra i musicisti. E proprio come i più giovani fanno nella loro, diciamo, quotidianità, cioè senza cercare la perfezione, anche noi non cerchiamo la perfezione. Sebbene la nostra bravissima maestra Angela ce la mette tutta per coordinarci, e devo dire che in sua assenza manca proprio l'essenza del coro, ma appunto cerchiamo proprio come i giovani di mettere in assonanza tutta la nostra diversità e arricchire quindi il momento della messa con la nostra passione, con la nostra diversità, con tutte le nostre sfumature, le più diverse, che ci aiutano ad essere appunto parte di questa comunità. Lascio la parola a Irene, che vuole dirvi qualcosa. Come ha detto mia mamma, io adoro far parte del coro con lei e con tutti gli altri, ed è stato anche molto bello registrare con tutti le nostre voci durante il lockdown, perché ci ha fatto sentire meno lontani dalla messa e più vicini tra di noi.